Ciao ragazzi, allora in questo audio che ha pubblicato Corona sul suo Instagram, quindi se andate ancora sul suo Instagram lo trovate, fa vedere perché Zaniolo e Florenzi in questo momento non hanno subito sanzioni per quanto riguarda il calcio scommesse, anche se comunque le procure stanno andando avanti con l'indagine. Ma lui sta spiegando con questo audio, scagiona tra virgolette Florenzi e Zaniolo perché hanno scommesso sul poker. Bah, io secondo me, poi spunta il nome di Verratti, spunta il nome di Agüero, di Lamela, basta che guardate, ripeto, secondo me hanno scommesso anche sul calcio, questo è un mio pensiero, perché comunque la procura non è che li ha scagionati, non li ha ancora condannati, non hanno subito sanzioni, ma non è che sono, diciamo, tra virgolette, liberi, cioè sono tranquilli e sereni di fare quello che... cioè sì, giocano, ma non è che hanno sempre ancora problemi. Per cui sentitevi bene questo audio, fatemi sapere giù nei commenti cosa ne pensate e basta, lancio la sigla. No, non ho mica capito cosa hai detto. La mela? Vado a giocare contro me, Verratti, chi c'è? C'erano tutti. Ma siamo... E la mela quanto piace? Organiza, hermano, una mesa grande para esta noche y jugamos todo, como siempre, una mesa grande. Te solo 6.000 hai perso? Sì, alle Dubai ha vinto 53.000 l'altra volta. Ma contro di voi gioca anche? Sì, certo. Abbiamo giocato io, Verratti, la mela, Lanzini, Agüero. Ma la notte ti metti di là in camera e sì, giochi? Dubai, alle Dubai. Sì, ma stai attento. 6.000 euro entrata? 6, 12, 18, 20, 30.000 euro. Mamma mia, sì, ma stai attento, Fred. Orologio? Non ho mica capito cosa hai detto. La mela? Sì, cosa hai detto.